Olivier, un mondiale che non doveva finire così. No, purtroppo è già finito così l'europeo, ormai siamo abituati. E cosa è successo con Max, tra Niklas e Max? Ti ha spiegato Niklas, ti ha detto qualcosa, noi non abbiamo avuto modo di intervistarlo? Beh, era più veloce, era già un giro di dietro che chiudeva le porte Max, che più o meno è normale, si sapeva, e provato a entrare, l'ha chiuso, sono andati tutti e due fuori. Alla fine lui non ha voluto far passare perché poteva perdere il mondiale. Beh, fai l'intervista di lui. Adesso è arrivato. Più facile che alla fine. A livello di prestazioni eravate veramente veloci, perché comunque Niklas a un certo punto ha cercato anche di avere una traiettoria esterna, si è fatto infilare da due piloti, è riuscito a recuperare. Sì, purtroppo non si finisce la gara e non si può vedere la prestazione. Andavamo più forte, però come è andata la gara non l'abbiamo dimostrato, però alla fine la gente l'ha visto, questo è il più importante. Dopo pensa che alla federazione di prendere adesso le sue responsabilità, perché le gare che abbiamo avuto quest'anno purtroppo sono delle gare che non direi che sono delle gare, non sono delle cose belle per lo sport. Se vogliamo salvare il go-kart bisogna che fanno qualcosa loro, perché alla fine noi possiamo decidere niente, a parte come team manager insegnare i piloti, però vedo che non tutti lo fanno e bisogna che la federazione prenda le cose in mano. Questo per me è il più importante, perché come adesso noi abbiamo buttato due campionati, sia l'europeo che il mondiale, per delle manovre antisportive che alla fine non c'entriamo noi dentro.